Un altro episodio della posta di MVV Blog. Un'altra ancora? Odè, Lara, mi è arrivato un mucchio di pacchi, me No, devo fa. basta, io me ne vado. No, perché vai via? No, io No! me Cioè, ne smonto un aggeggio di un mucchio di parolacce, vado. No, ma ganzo! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, un altro video della posta di MVV Blog, lo so. Però, d'altra parte, in questo mese sto cercando di organizzare tutti i pacchi che mi sono arrivati, li svuoto, vedo cosa c'è dentro, in modo che poi mi posso organizzare anche per i video futuri. Quindi, senza perdere tempo, vediamo subito il primo pacco. Allora, questo pacco qui me lo spedisce Fabio Mariotti. Vediamo un po' che roba è. Ricordati di toccare la massa! Com'è? Madonna, com'è gigantesca. Comunque ricordati di toccare la massa. Va bene. XXL. Termici arrotolo in questa maglia. Dio, boner, microfono. Maremma, maialona. Maldetta. Fai vedere. Vabbè, Fabio, grazie della maglia e ricordatevi di toccare la massa. Sì, sì, no, ma me la segni proprio. Chi cazzo lo spedisce questo di metronomo di questo pacco me l'ha spedito Massimo Centioni. Ciao Marco, ho trovato questo mini TV CRT in garage, non so se è funzionante, spero che possa esserti utile per i tuoi progetti e magari vederlo in un prossimo video. Un caro saluto, Massimo. Ah, siccome ce n'ho pochi, capito, di questi televisorini CRT. Il radio. Però è a colori. Questo è a colori. Ganzo, è a colori. Allora, intanto vediamo un attimino qui se tante volte dentro c'è le batterie, speriamo di no, ma non credo. No, non ci sono, bene, perfetto. Qui addirittura c'è la regolazione per la messa a fuoco dell'immagine. Qui ci abbiamo un cavo tutto ciancicato. Ah, questo è stato modificato. E noi si attacca a 12 volte, chi se ne frega. Bella l'antenna. L'antenna del raptomante. Negativo, positivo, UHF. Botta, vai, non va una sega. Qui sicuramente c'è un fusibile qui dentro e mi sembra rotto. Vabbè, corrente continua 12 volte. Proviamo ugualmente qui. Prima di dargli la 220, vediamo con 12 volte perché non mi fido io. Proviamo così. È in cortocircuito. È in cortocircuito sto coso? No, no. No, proprio un cortocircuito il televisore. No, no, è in corto. C'è stato fatto qualche troiaio qui. Ecco perché è saltato il fusibile. Vediamo come cacchio si smonta. Ho levato delle viti. Sembra si apra. No. Ole. Ok. Guarda che troiaio. Questo viene via. Questa è l'antenna. È attaccata qua. Viene via. Questo è l'altoparlante. Viene via. E tutto stambradanze ne va. Comunque, ci sarà un cortocircuito proprio qua. Qui sotto dove hanno fatto questa modifica qui. Ad ogni modo, questa qui sopra è la radio. Normale in FM sicuramente. Questo CRT a colori, vedete com'è più grande rispetto a quelli in bianco e nero. Che dentro c'ha tre cannoni, uno per ogni colore. E questa è tutta la parte dell'alta tensione. Vabbè, c'è un po' di polvere dentro. Qualche ragno morto. Il filo si è già bello che è staccato. Ma non vedo nessun cortocircuito io qui sotto. Come mai? No, sei ancora in cortocircuito? Sembra di sì, però. Ma porca puttana. Dio buono, sembra un cortocircuito proprio il condensatorone di filtro che c'è qua giù sotto. È una fava di nulla. E chi lo smonta sta aggeggio, de? No, qui c'è un problema grosso, serio, qui sull'alimentatore sotto, qua. Ah, lei, sono riuscito a togliere la scheda, ma la vedo dura a ricollegare tutti i fili perché mi sono già scordato dove erano collegati. Quindi sarà tutto inutile sta cosa che sto facendo. Che cazzo c'è qui che è in cortocircuito? Questi sono in corto, no? Che cazzo fa essere in corto? Ma vedete che ho fatto tutto per nulla? No, è in cortocircuito, non c'è cazzi. C'è qualcosa che non mi quadra assolutamente. Dio mio, è rotto lo spinotto. E chi li ricollega più ora, cavi? Che cazzo se li riorda più? Lo spinotto è rotto e faceva cortocircuito. E ora il problema è che io qui non mi ricordo assolutamente di dove ho staccato fili. E quindi l'abbiamo nel culo. Speriamo bene. La vedo dura. Provo a ricollegare tutto, ma vedrai. Cazzo ne so io, ora. Questo era attaccato qui. Questo blu era attaccato qua. Forse. Questo era attaccato qui. Forse. E questo era attaccato qua. Maledetto il budello di Tumà. Che non ci vuoi più entrare. Col cazzo non c'entra. Quindi non è... Ah, questo era attaccato lì. Come non funzionerà mai più? Questo era attaccato da qualche parte qui. Non lo so, era attaccato di babbo. E qui ce ne due uguali. Adesso ho una sega ai dove erano attaccati questi qui. Questo era attaccato forse, eh. E questo forse. Ma vaffanculo, cioè gli spinotti sono tutti uguali. Perché non me li sono segnati? Ma so una sega. Ah, vaffanculo. E poi ce n'è un altro staccato. Questo era attaccato qui. E questo non ho idea di dove era attaccato proprio.
sta attaccato laggiù. Se botta favore a sta Geggio, vi? Affanculo, non c'entra nemmeno più. Questa è l'unica ossa che sicuramente era attaccata qui. Tutto il resto, ho paura che non lo so. Da vedere botta fa, eh. Fuma? Non fuma, ma non succede nemmeno niente. Assorbimento a zero, quindi non va. Questo era attaccato V, questo era attaccato A. E allora si attacca a 220. Ora sì che fa il botto. 3, 2, 1. Stio! Boh, non succede niente. Non succede nulla proprio. Morto completamente. Che strano, però. Completamente morto. Il circuito di alimentazione è continuamente sotto tensione. Boh, vabbè, è un mistero. In questo momento qui non ho idea. Questo è proprio strano. Questa è una sintonia, quindi va per forza qui. E poi non cambierebbe niente. Questo è l'interruttore e va per forza qua giù. E comunque non cambierebbe un cazzo uguale. Ci attacco l'altoparlante. La radio, vediamo la radio. Cioè non... niente, arriva la corrente nell'alimentatore, sicuramente. E basta. E finisce lì. Questo era V di sicuro. Questo sicuramente era qua. E nulla, c'è poco da fare. Questo coso qui non ha assorbimento. Praticamente è come se non fosse collegato qualcosa. Tutti i collegamenti li ho ricontrollati guardando le riprese che ho fatto. Sono tutti collegati bene. Non mi sono scordato di collegare niente. E ora io non mi posso arrendere così, perché veramente sembra quasi che l'interruttore non funzioni. Non c'è proprio assorbimento. Ora io ho cercato anche il service manual, ma non lo trovo, però... E non mi posso arrendere così. Come devo fare? Perché mi spedite sta roba? Io la devo aggiustare di legge ora. Ma d'altra parte ora c'ho anche tutti gli strumenti di misura. Ce la devo fare di legge. E rismontiamolo. Ok, ora l'ho levata proprio completamente. Gli do un'occhiata per bene, eh. Qua sotto c'è un altro fusibile che non avevo visto. Ma sembra a modo. Infatti... Qui non arriva l'alimentazione dove deve arrivare. La presa della 220 ha uno switch che interrompe l'alimentazione da questo connettore a 12 volt, in modo che quando si attacca la 220 non venga alimentata anche a 12 volt da qui. E contemporaneamente questo qui scollega l'alimentatore quando ci si attacca l'alimentazione a 12 volt esterna. Qui c'è qualcosa di rotto. Questo è il ponte raddrizzatore, ovvero il Full Bridge Rectifier. Vabbè, sarà meglio smetterla con questa storia. E qui ci abbiamo il condensatorone. Dovrebbe essere da 4700 microfarad. Vediamo un po' se lo misura anche, se è connesso al circuito. 5000. Andiamo un po' con questo bussolo V. Ah no, alla grande. Va benissimo. Allora, ho rifatto tutte le saldature e qui, se la spina non è inserita e qui lo spinotto non è inserito, l'alimentazione arriva dalle batterie, passa da qui e va a finire di qua, esatto. Mentre se lo spinotto è inserito, l'alimentazione da qui a qua non ci arriva più, ma gli arriva da qui. Poi da qui arriva qua e passa di qua e da qui va a finire al fusibile che la porta fino qua giù all'interruttore che ho ponticellato, che la porta qua giù e vedremo dopo dove va. Se collego l'alimentazione... I 12 volt non devono arrivare più da qui, ma devono arrivare da qui, dal ponte raddrizzatore, la cui uscita è questa e va a finire qui e deve passare di qua. E infatti ora ci va. Prima non lo faceva, era rotto, si era staccato qualcosa, era sempre collegato di qua. Quindi anche collegando la 220 qui l'alimentazione non gli arrivava. Quindi da qua dovrebbe finire qui l'alimentazione positiva. E infatti ci arriva, che dovrebbe andare a finire qui, che alimenta questo e questo. Da questo dovrebbero uscire 8 volte e vanno a finire su questo cavetto qua. Questo invece sembra un transistor che porta la corrente di qua e poi finisce nel circuito sottostante e dovrebbe andare a finire qui. Allora, teoricamente, se la parte dell'alimentazione funziona, alla fine qui sopra ci arrivano 12 volt e questo qui li trasforma in 8 volt e li sputa da questo coso qui che alimenta la radio. La radio a sua volta manda una tensione quando si attiva il televisore qui dentro che attiva questo transistor di potenza che a sua volta poi alimenta tutto il televisore. Questo invece serve solo per scambiare le bande di frequenza del ricevitore del televisore, non ce ne frega niente. Questa è la presa per la cuffia che va qui sopra e si collega sempre all'amplificatore. Questo invece è l'audio che arriva dal tuner del televisore e va a finire sempre qui sopra perché viene scambiato tra l'audio della radio e l'audio appunto del televisore che è qui sotto. Quindi di questa roba qua non ce ne frega nulla, possono anche stare scollegati, funzionerebbe uguale, al massimo non si sente niente.
L'importante è che siano collegati questi due. E poi qua sotto abbiamo l'interruttore generale, che va collegato qui, e questo di qua invece è lo smagnetizzatore che smagnetizza il cinescopio. Quindi, se l'interruttore qui funziona, gli interruttori scambiatori qui sopra ora funzionano, qui ci arriva la tensione e questi cosi funzionano, sto coso deve funzionare per forza. Non c'è seghe. Li provo ad attenzione, vediamo che succede. Oh, non succede niente. Beh, non è mia possibile. Cioè, almeno la radio deve andare. Come fa a funzionare? C'è un altro ulteriore problema. Il 7808 qui è schiantato. Non so se si vede, ma qui c'è proprio uno schianto, una crepa. E quindi ora ce lo cambio, vediamo un po'. Provo ad alimentarla a 12 volt. L'assorbimento c'è. Ah, lo vedi che funziona? Riproviamo anche con la 220. Vediamo cosa fa. E naturalmente va anche con la 220. Però ugualmente non abbiamo l'audio e comunque manca roba, cioè non funziona, si accende ma non va. Sinceramente io non lo so perché non riesco ad arrendermi mai, anche quando in effetti non varrebbe la pena perdere tempo per riparare un oggetto del genere. Ad ogni modo ho trovato il datasheet dell'integratone che fa funzionare tutto il televisore, mi sono un po' basato sul circuito che è inserito in questo datasheet per cercare di capire dov'è che non arrivava l'alimentazione e alla fine ho trovato la soluzione. Ok, allora, boia, è 2 giorni e ci lavoro. Ma che siamo matti veramente. Comunque, mancavano altri 2 transistor che non facevano arrivare l'alimentazione sul tuner, quindi si vedeva tutto bianco e basta, e anche la radio non funzionava un cazzo. Ora, tanto per fare un test, gli sto mandando dentro questo segnale qui a barre, direttamente sull'ingresso 44 dell'integratone che gli fa da ingresso video. Vediamo un attimino se si accende e se si vedono le barre colorate sopra. Si vedono le barre colorate. Valeva la pena, eh? Ad ogni modo, ora lo finisco di montare. Gli faccio l'ingresso video al posto dell'ingresso dell'antenna e vi faccio vedere come funziona. Radio FM. Aspettiamo. Onde medie. Italia. 67% degli over 12 ha contestato TV. In questo momento il televisore è collegato con questo lettore multimediale tramite le prese che ho installato qua dietro. Ma io pensavo di collegarci questo Raspberry Pi con installato RetroPie in modo da far diventare il televisore una console per retro game. Ecco, una roba tipo questa qui, con Raspberry Pi infilato dietro al posto delle batterie. Mi dà però come l'idea che questa ossa la vedremo in un altro video, perché... che cacchio è? Come fuma? E vediamo i prossimi pacchi. Troppo! Era questo pacco che me l'ha spedito Pietro Bisegnano e che pesa 250 kg, veramente sono curioso di vedere che c'è dentro perché sul serio non ho idea. Mamma mia, oh mamma mia, ma quanta roba c'è! Ah! No, come si fa? Ma che è un elicottero? Questi che cacchio sono? Alimentatori. Questi saranno tutti uguali sicuramente. Mi viene da ridere, come dove la metto sta roba? Dai, sono tutti alimentatori, sì. Madonna, cos'è questo osso? Ah, questo qui spedisce l'audio e il video tramite un cavo LAN. Tog switch. Power over Ethernet. Sì, questo è uno switch. Oddio, tutto appiccicosissimo. Patton! Oh, ti tiro un patton! Micro analog telephone adapter. Avete idea voi di che cosa possa essere? Io no. Ancora, questi sono alimentatori power over Ethernet, sicuramente. Sempre roba per la rete. Mamma mia, quanta roba c'è! Questo è un alimentatore. 12 volt ingresso, 24 volt uscita. Ok, questo è un computer. Un altro computer uguale. Un altro computer uguale. Un altro computer sempre uguale. Che è questo qui? Ganzissimo! Ganzo, questo se funziona è ganzo. Buffer a 12 volt, anche questo è un alimentatore. Rulli di gomma. Rulli di gomma potrebbero servire per fare dei pinch roller. Ah, questo cos'è?
Idem per spedire audio e video sempre sulla rete. Mini mixerino per le cuffie. Questo manda l'audio a 4 cuffie contemporaneamente. Fiber Ethernet uguale a quello di prima sicuramente. C'è scritto Media Converter. Voi sapete cos'è? Scrivetemelo nei commenti perché io non ho idea di che cavolo possa essere. Mini Real Time DVR. Video in e video out. Questo qui è tipo un mini videoregistratore. Pacco batterie. Ingresso 12 volt, uscita 12 volt a 1,5 A. GPS, SMS, GPRS? GPS tracker, ma sono quelli vecchissimi che funzionano col GSM. Questa roba qui non funziona più. Ma ad ogni modo ci posso provare poi in un video. Wireless Digital Video Transmission System. Oh, sistema di trasmissione e modulazione video digitale. Ricevitore, trasmettitore ganzo. E le antenne sono queste qui probabilmente, sì. Sennheiser? E qui ci sono anche le antennine. Ce ne sono due addirittura. Sennheiser numero 2 Body Pack Transmitter. Questi qui sono i trasmettitori. No, ci azzecca proprio niente. Ah no, aspetta. Il microfono c'è. Anche questo sarebbe stato un microfono, però il trasmettitore non c'è. Questo qui potrebbe essere ganzo per qualche progetto assurdo di quelli che faccio io di solito. Mi interessa particolarmente vedere questo coso qui se funziona. Tutto il resto che avete visto è un po' un problema vederlo in questo video perché è veramente troppa roba. È strano questa GCF card port. 12 volt. Proviamo con 12 volt. Una lucina qui si è accesa. Si sta accendendo anche l'altra lucina verde. Power on off. Non succede nulla. Vediamo qui dentro che c'è. Oh, guarda forte, il pacco batteria si può cambiare. Lo starà caricando. Si è spenta la lucina verde, è rimasta solo quella rossa. Lo lascio caricare un po', poi vediamo. Questa arnese qui che è? Cos'è, un elicottero per davvero, no? È un radiocomando. Bestia! Boia ganzissimo de... Ah, no! È un controller, non è un radiocomando. E va, batterie, no, è finto. Sembra, vedi, che si possa aprire, ma non si apre. Però, ganzissimo. Niente, questo qui è veramente solo un controller. Assolutamente sì, è solo un controller, quindi le batterie dentro non ci vanno di sicuro. E intanto questo coso si è acceso. Ah, visto? Si è caricato un po', è partito. È interessante, c'è anche una linea di ingresso audio, l'uscita ovviamente audio video per il televisore normale, la presa per la cuffia. Beh, può essere interessante questo qui avercelo in giro, perché se c'ha anche le uscite video può essere veramente utile. Ora lo provo subito. Questa cosa è ganzo, si può vedere anche proprio sul televisore. Legge solo alcuni formati, eh. Per esempio questo qui è un formato AVI e lo legge senza problemi. Il formato MPEG lo legge, mi sembra, abbastanza senza problemi. Mentre l'MP4, giustamente, non lo legge assolutamente. Per forza, questo qui non è così recente. Ma potrebbe essere lo stesso ganzo da smontare e farci qualche puttanata delle mie solite. Chi lo sa? Chissà che razza di computer è questo qui. Lo scopriremo subito. Ok, questo qui è un Intel Atom A330 a 1,6 GHz. Supporta fino a 4 GB di RAM DDR2 e praticamente questo non si muove nemmeno. Però c'è questo alimentatorino qui che si attacca direttamente alla scheda madre, che può essere interessante già da sé. E diciamo che sono computerini un po' spompati, difficilmente si possono utilizzare per qualcosa. Ultimo pacco da parte di Gianluca Costanzo. Cosa ci sarà dentro? Questo è un computer. E c'è anche il Super 8 di Will Coyote. Questa pellicola non ha preso il rosso. Forse questa pellicola qui è buona. E c'ha anche il sonoro. La pista sonora è questa qui alla base della pellicola. È una pista magnetica, come un nastro normale di una cassetta. Questo lo vedremo in un prossimo video di quelli che farò sul Super 8. Quando li farò non lo so, ma prima o poi li farò. Questo sarebbe una bella... Madonna, che computer è questo qui? Windows 10 Pro. Ah! Me l'ha detto che gli è cascato in terra, si è sfracellato questo angolo qui. Mamma. Che dolore. No, qui c'è poco da fare purtroppo. Cazzo, questo è un Core i7 di 8ª generazione con lo schermo 4K touchscreen. Ma purtroppo questo danno qui è dura. L'accendersi si è acceso, non succede assolutamente niente. Qui ovviamente è acceso, non si vede nulla. Vediamo dentro. Peccato, è fatto in fibra di carbonio. Maiale, ma che cazzo di computer è questo? Qui è un computer bestia della Madonna proprio. E qui purtroppo si è sgangherato tutto. La RAM,
boia, due banchi da 8 GB DDR4. Il disco va qua, qui, un disco io ce l'avrei anche per metterlo, ma tanto non parte perché non c'è la batteria. La batteria era attaccata qua sicuramente. Comunque non so se è per via della batteria che non si accende, però per il momento lo lascio stare, perché con una resina, se lo schermo funziona, lo potrei anche riparare, ma ci devo fare un video a parte dedicato, quindi per ora lo metto da parte e non lo maltratto oltre. E anche questo episodio della posta di MVVblog finisce qui. Ora io mi prenderò una pausa, infatti il prossimo video non uscirà la prossima domenica, ma uscirà la prima domenica di settembre, così avrò il modo di poter vedere tutta questa roba che mi avete mandato e organizzarmi per i prossimi video. Se volete sapere qualcosa in più o in anticipo, vi potete iscrivere al mio canale Patreon ed avrete accesso anche al mio server Discord, dove io mi collego in video chat e chatto con i sostenitori di questo canale. Intanto questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, e mi raccomando, come al solito, restate sani.